Molto, molto, molto bene, ragazzi e ragazzuole, siamo tornati di nuovo qui nei nostri banchi di giardinaggio, nello svolgimento unico e insostituibile di Hogwarts Legacy, il gioco che per il momento sta veramente spopolando il mondo del web. Ma ragazzi, come sempre, noi andiamo pian piano, passo dopo passo, nel prosciugare i ritmi di gioco. Allora, ragazzi, sul canale Poligamerzone Luoding, come state vedendo, tra questi giochi antichissimi che vi porto anche i giochi moderni. E i giochi moderni usciti subito, istantaneamente, verranno pubblicati istantaneamente sul canale. Appena vengono fatte le registrazioni, vengono anche depositati. Quindi, mi raccomando, ragazzi, cercate di essere sempre attivi perché più ne siamo, meglio è. Allora, abbiamo imparato l'incantesimo Alomora. Con l'incantesimo Alomora e con l'incantesimo di disillusione ce ne andiamo zitti zitti. Nel pianerottolo. Io non ho capito perché dobbiamo fare queste cose. Qua non c'è nessuno, stranamente. Interessante. Allora, continuiamo a salire. Stiamo attenti, ragazzi. Cerchiamo di non farci beccare. Che se noi ci facciamo beccare come prima, facciamo la pera cotta. Ok, io qui già ci sono andato. Che rottura di coglioni si è messo quello lì a dare fastidio. Merda, merda! Aiuto! Mannaggia la sangue spopolo! Ci proveremo più tardi. Che sangue della zucchina, ragazzi! Ci sta la professoressa. Wow, si sta bella, ci sta, mannaggia! Chi dà vecchio! Allora mi stavo per beccare la bidella. Ya, professoressa, smettete di stare lì a origliare. E con Corvo Nero avrei fatto un buco nell'acqua. Quest'anno almeno. Anch'io tifo per Tasso Rosso. Cos'è stato? Cos'è stato cosa? Mi era sembrato di sentire qualcosa, ma forse mi sbagliavo. Comunque. Madonna, ma che guaio! Stavo addirittura imparando le regole del Quidditch. È uno sport magnifico, racchiude in sé l'intera condizione umana. In che senso? Beh, tutto quel lavoro di squadra, Zitti ragazzi, il zitti che motivo piano per piano ce cui ne sono stiamo qui andando. stasera, no? Ok. Ora me ne dovrei andare senza farmi beccare. Ok, se ne stavano andando. Se ne sarebbero andate. Puttana della zucchina. Ma ragazzi, mannaggia la miseria, ci sta sta professoressa. Sta professoressa se mi si può boccare, no? Da scendere proprio sti scala. E che ci fa kill là? Madonna mia. No, 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 l'ultimo è tutto, no. Meglio andarsene. Ah, ancora non è finita, dobbiamo continuare a scendere. Che cacchiarola. Allora, spero che la professoressa. No, stanno ancora lì, incredibile. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Miracolo, miracolo veramente. Salve, signor Moon. Mamma mia. Ho le lune che mi ha chiesto.
Ah, non temi nulla. No, infatti ho rischiato, per colpa tua. Ottimo inizio. Se riusciremo ad averne altre, potremmo capire chi si cela dietro tutto questo. Addirittura. Inizialmente ho sospettato di Pix. Con i suoi scherzi ha portato il precedente custode, Rancorus Carp, al pensionamento anticipato. Addirittura. Ma non spiegherebbe affatto il molliccio Hogsmeade, no? No. Sono deciso a scoprire con il tuo aiuto chi è che mi tormenta. Ma che ne sai, su. Ci proverò, ma ho molto da fare. Esatto. Non posso promettere nulla. Non è che ho team presso a te. Troverai il tempo. Qualora possa interessarti, sappi che ho qualcosa da offrirti in cambio del tuo prezioso aiuto. Ora ricorda, tipo? Le lune Dimmi. Sono recuperabili solo di notte, quindi ti incoraggio a utilizzare un incantesimo di disillusione, qualora sia necessario. Va bene. Ho capito, terrò gli occhi aperti. Lo apprezzo molto. È stato un piacere, perciò, ma con gli occhi con gli occhiali lunari tutto è fattibile. Perfetto. Sapevo che eri la persona giusta per questo lavoro. Lo so, continua così e risolveremo il mistero. Sì, sì, perciò. Prima o poi lo risolveremo, andrò qua. Faremo quello che dovremo fare. Allora, ci sono nuove missioni disponibili nel reparto missioni. Allora, io gli incarichi li ho fatti, mi sembra, tutti, giusto? Vabbè, ma c'è depulso. Allora, andiamo a farci dal professore Sharp. Andiamo un attimo dal professore Sharp. E dal professore Sharp impariamo depulso. Professoressa bella, ma che cazzo? Ma dove cazzo sono trasuto? Vabbè, non ci facciamo caso. Sono andato dal professore, ragazzi. Carella. Sicuramente servirà a qualcosa, ma non ne ho idea. Vabbè, io direi di andare un attimo dal professore. Facciamo. Ah, ma qua posso accendere forse. Incendio. E sta già picciata sana sana e che è uscito. Ottimo. Ottimo, belle e buone, compaiono delle cose interessanti mentre uno cammina. Oltre al fatto che adesso possiamo finalmente sbloccare un po' di porte. Ok, su, è passato. Su. Vado a imparare il depulso, su Sharp. Poi, su. Buonasera. Oh. Ok, sta insegnando un po' di lezioni a tutti. Stato buono, ragazzi. Come sta andando con i compiti? Ho completato i suoi incarichi, professore. Esatto. Bene. Ora sei pronto per apprendere depulso. Sì, ma non basta con questi incarichi. Mi sono rotto le palle. Onesto. Concentrati. Non lasciare che la mente vaghi. Ah, boh, ma è facilissimo questo incantesimo rispetto a quelli che ho imparato fino ad ora. Depulso. Ora sai come fare. Se vuoi fare pratica, e credo proprio che dovresti, non andare a scaraventare i tuoi compagni. Accio! Prova piuttosto con i libri incantati che trovi qui. Proteggo! Accio! Ah, devo fare di pulso con i libri incantati. Io avevo capito, li dovevo recuperare, pensavo. Se fissero a recuperare. De pulso! È un piacere constatare la determinazione che hai nel padroneggiare gli incantesimi. Adesso mi sono figliendo, la faccio dei pulso pure a voi. Vedo che... Bene, ripetere. Lezione molto interessante. Non era ciò che avevo in mente, ma è stata comunque fantastica. Ero sicuro che mi avresti aiutato. Davvero? Effettivamente era una bella idea. Non avrei dovuto preoccuparmi tanto di finire nei guai. Credo che di tanto in tanto sia bene correre qualche rischio, soprattutto a lezione di pozioni.
Sharp sembra scontroso, ma scommetto che ai suoi tempi qualche pozione l'ha fatta saltare in aria pure lui. Tu dici? Meglio andare. La prossima volta che parleremo ti prometto meno esplosioni. Meno esplosioni. Cerca di non far esplodere niente, allora. Allo, Mora. Ma posso aprire anche la porta del professore, ragazzi. Allora, le porte... Le porte si aprono in questa maniera. Volevo far capire come si aprissero le porte, ma io forse non l'ho capito ancora manco io come si aprono. Allora, questo apre sopra. Poi devi acchiappare il punto esatto. Esatto, così. E si apre la porta. Non lo so, raga, non lo so, non lo so. Non lo capirò mai questo incantesimo, onestamente. Ho aperto la porta del professore, ma il professore non ha niente di interessante. Ma è possibile? Cioè, io ho aperto una porta inutilmente. Allora, zucchine un buttono. Il piacere è mio, signora Burro Birra. Buongiorno, signorina Ryan. Desideravo ringraziarla ancora per l'aiuto con Rookwood e Harlow il giorno dell'attacco dei troll. Essa no. Sirona. Sirona, ciao Sirona. È stato un piacere aiutarvi. Quei due portano solo guai. Sono lieta che fossi qui quando ti hanno trovato. Sono. Infatti. Quel giorno stava parlando con un goblin. Sì, Lodgok. È un amico. Sembrava essere in ottimi rapporti con lui. Sono. Ci conosciamo da anni. Anzi, signora Burro Birra, questa si chiama. Servivo ai tavoli qui, prima di acquistare la taverna. All'epoca era cordiale, ma non eravamo ancora amici. La sua sfiducia nella stirpe magica era troppa. Ma ora siete amici? Sì, lo siamo. Non lo vedevo da anni, poi qualche mese fa è tornato. Mi ha riconosciuta subito. Esso no. A differenza di alcuni miei compagni di classe, che ci hanno messo un po' a capire che ero una strega e non un mago. Non tutti i goblin sono come Ranrok e i suoi seguaci. Lodgok è preoccupato quanto noi per la situazione attuale. In questo caso vorrei parlare con lui, nello specifico di Ranrok. Dove posso trovarlo? Immagino che il tuo interesse sia legato alle voci su una collaborazione tra Ranrok e il nostro amico Rookwood. Esatto. Quando non è qui lo puoi trovare a parlare di affari alla testa di porco. È uno stimato commerciante di metalli. No. Digli che hai parlato con me. Probabilmente e comprensibilmente si fida poco di maghi e streghe, anche se giovani come te. Detto questo, se cerchi informazioni su Ranrok per tentare di ostacolarlo, in Lodgok troverai un alleato. Oh, buona sapessi. Vabbè, Rangman, non lo provo. L'altro giorno mi è parsa imperturbata da Rookwood e da Harlow. Non la spaventano affatto? Sono dei prepotenti. In tutta Cattivoli. La mia vita non ho mai tollerato le persone così. E le tollero ancora meno se se la prendono con i miei amici. Non fraintendermi, sono maghi pericolosi e non c'è da scherzare con soggetti così. Tiene ragione. Tuttavia occorre ricordare loro in ogni possibile occasione che noi altri siamo uniti e ci proteggiamo a vicenda. Bravissima. Brava, vai, cosa hai sentito? A cosa stanno collaborando Ranrok e Rookwood? Vediamo se sa poco. Non so molto, pare abbiano stretto una sorta di alleanza precaria. L'amicizia tra stirpe magica e goblin è piuttosto rara, ma tra quei due... Ciascuno vuole qualcosa che ha l'altro, ne sono certa. E quando detto va? Questo, temo siano come un serpente a due teste. Delle cose... Per arrestare il piano che stanno tramando assieme, vanno abbattuti entrambi. E abbattiamoli. Grazie, Siro. Spezziamoli in due. Lodgok, portagli i miei saluti. Certo. Li porteremo. Non so che cosa hai fatto per avere nemici così potenti, ma per favore, guardati le spalle. Non va preoccupati, Sungurri. Cerca... Ok, ah, la testa di porco, il punto sporco. Cioè, il locale sporco. Ma ci sono un sacco di porte da poter aprire, ragazzi, che assurdo, eh. Cioè, in tutto... Revelio. Cioè, potrei divertirmi ad aprire tutte le porte, prima o poi. Completa gli incarichi che ti ho assegnato. Vado. Altrettanto, Amit. Solitamente viene usato per tagliare gli oggetti, ma può rivelarsi un'arma molto potente. No, ya, mi ha dato degli incarichi, mi ha dato quello. Ma poi bella e buona, senza un preavviso. Ottiene una pozione di invisibilità e ottiene e usa una pozione del turno contro dei nemici.
Che rottura! Manco il tempo di cominciare, che già dobbiamo farne un'altra. Ti do il benvenuto alla testa di porco. Buonasera. Siedi dove c'è posto. Dove c'è posto? Oi! Già visto da qualche parte. Salve, Lodgok. Sirona mi ha detto che eri qui. Ah, sì? E ti ha anche dato notizie da riferirmi? No, in realtà desideravo parlare con te. Si tratta di Ranrock. Ora ricordo, hai tre manici il giorno dell'attacco dei Esatto. troll. Sei lo studente a cui dà la caccia. Esatto. Ho bisogno di sapere cosa stanno tramando lui e i suoi seguaci, così da essere un passo avanti. Ammettiamo che io lo sappia. Perché fidarmi di te? Sirona si fida di me e ha detto che i nostri interessi potrebbero coincidere. Beh, se Sirona si fida di te, bene, ho un'idea che potrebbe essere utile a entrambi. Un modo per far sì che Ranrock mi confidi i suoi piani. Ti ascolto. Anni fa, una perfida strega rubò una reliquia sacra ai goblin. Ah, Si qua è dice che Yoko, ora si quando... trovi nel suo sarcofago, in una tomba accessibile solo alla stirpe magica. Ranrock e io abbiamo avuto un litigio tempo fa. La Addirittura. reliquia potrebbe farci riallacciare i rapporti. Se recupero la reliquia per te, come ho la certezza che poi mi rivelerai quello che ti dirà Ranrock? Dovremmo fidarci reciprocamente. Io che tu non fugga con la reliquia e tu che io ti riferisca quel che apprenderò. Raccogli ciò che ti serve e vediamoci nei pressi della tomba della strega. Va bene, tutti. Polygamer che beve sempre, incredibile. Oh. Qualunque, appena vede una cosa, beve, incredibile. Sorry. Confringo. Ci sbatto così in aria. E mi ero ingazzato, voglio. Allora, ci sono troppe missioni secondarie, cioè che poi diventano anche missioni principali. Ok, posso andare a fare l'elmo di Urton e poi ci facciamo gli altri. Dove dobbiamo andare? Quanti chilometri sono? Sarà qua vicino? Penso di sì. Sì, qua vicino per fortuna, dai. Non è troppo lontano. A volte, sapete, no? Mettono le missioni a 1000 km di distanza. Allora uno magari... Perdete un po' di tempo in più. Comunque, con il fatto che Pronto. abbiamo imparato Bene, Alomora, non c'è tempo da perdere. è tutto molto meglio. Ok, andiamo. Cos'è la reliquia che devo recuperare? Brave. Un prezioso cimelio noto come Elmo di Urtcot. Urtcot. Quella strega si considerava una collezionista e lo acquistò come soprammobile, un Pins. curante della sofferenza che ciò avrebbe causato ai goblin. Per noi goblin, il legittimo proprietario di un oggetto è il suo creatore e non il suo compratore. Per noi maghi è il contrario. È un miracolo che ogni tanto riusciamo a collaborare. Infatti. Innumerevoli differenze ci separano. Così sembra. Forse ti sorprenderà, ma penso che queste differenze non siano sempre insormontabili. Per questo oggi mi trovo qui, in viaggio verso quella tomba con te. Ok. Sai che ci sono dei nemici lì, eh? Potrebbero rivelarsi problematici. Ma perché adesso ho imparato dei pulsi, li faccio volare proprio. Mamma mia, ragazzi, proprio a cazzimma li faccio volare. Quanta strada dobbiamo fare ancora, signorino? Non ho tutta la giornata. Ah, questo è qualcosa della malva che prima non ho capito. Facciamo con depulso. Depulso! Revelio! Depulso! No, sapete cosa forse? Wingardium Leviosa. Può essere che funziona. Proviamo un attimo perché è un peccato che questa non l'ho. Revelio, Leviosa. No, questa non funziona. Ah, perché questa è Leviosa, non Wingardium Leviosa. Leviosa è una cosa e Wingardium Leviosa è un'altra. Ma è possibile? Cioè, c'è un altro incantesimo? No, non credo. Però è strano perché
Ci sta un incantesimo con ragazzi, capisco che su qua non mi faccio guardare. Forse bisogna potenziarlo. Ma con la professoressa che la bellella, Wingardium Leviosa. No, facilmente sì, è un incremento del potere. Ok, Goblin, possiamo andare. Pure mi serve un Wingardium Leviosa, secondo me. Dove dobbiamo andare? Buona fortuna con l'elmo. In quanto porta bacchetta, hai già un bel vantaggio. Ma prima che tu vada, hai qualche domanda? Ora che siamo qui, mi è tutto chiaro. Spero che la nostra sarà un'alleanza proficua. Ancora buona fortuna. Io resterò qui, in trepidante attesa del tuo ritorno. Ti prego, fa attenzione. Cercherò di non morire. Ah, ok, in alcuni punti, per esempio, rispetto ad altre, bisogna entrarci dentro. Ok, spero che non ci sia anche qui magia oscura, perché magia antica, perché diventa complicato poi dopo giocare. Interessante. Ci troviamo ovviamente sigillata. Cosa è sigillata? Addirittura falene. Curioso. Revelio. Non è che dobbiamo fare qualcosa. No, forse qualche incantesimo di luce. Lumos. Visto. Proteggo. Wow, mai sono un figlio di zucchina. Lumos, per la barba di Merlino. Greca, qui c'è sta. Uniforme con giletta. Ah, che sembra abbassa il potere. Ho fatto si ritrovano anche i stessi abiti. Ok. Questa non può essere la tomba della strega. Perché? Devo proseguire. Infatti è vuoto. Protego. Ah, dobbiamo piarli tutti e tre. Vieni qua. Ok. Fatto un'altra. Confringo. No. Forse Revelio. Sarebbe più comodo un depulso. Togliamoci. Depulso. Infatti, immaginavo. Lumos. Quanta roba. Immaginavo, ragazzi, che bisognava utilizzare un depulso. Ok, abbiamo aperto tutte e tre. Possiamo proseguire. Stiamo scoprendo questa tomba di questa tizia che si è preso una cosa del goblin. Ho la sensazione che qui ci sia qualcun altro. Perché? Sì, ci sono gli scheletri. Che rottura di coglioni. Mancavano solo loro. Defuso. Ah, vinto su Defuso, è stato per... Confringo. Ah, vinto su Confringo. È appicciato Masana Sa. No, è un utilissimo Lumos. Oh merda. Maron. Sono davvero ostinato. Ma è chiappo, tu sana sa. Oh. Ah, vedi tu su devo. Confringo. Ah, vedi tu su Confringo. E appiccita sana sana. Ma vedi sta cosa andava. E vedi sta cosa andava. Assafa. Sti cose quattro sorda. Ma io fai scemo con me. Non ho capito niente. Gli cira uno a uno e cira. Sti cose quattro sorda.
defunto. Ma scassa sto coso. Avrei volato pure un po' di roba. Andiamo avanti. Io aveva detto che non credo di stare da soli. Comunque durante un combattimento l'humus proprio non mi serve un cacchio, eh. Meglio andare avanti. Ma ragazzi, qua è un po' più complicata la cosa. Per prima cosa, dopo aver preso queste cose, ste farfalle luminose, proteggo. Bisogna portare una farfalla luminosa qui per lanciare un depulso e si permette di alzare lì quella la specie di montacarico che ti permette di andare a prendere la terza farfalla. Comunque è molto complicato, veramente. Alcuni enigma mi ricordano tanto Tomb Raider, onestamente parlando. Ok, stiamo recuperando un sacco di soldi dentro queste tombe. Diciamo che i soldi ci servono perché, ragazzi, quello il professor Sharp ci ha dato pure. Che cosa c'è appeso lassù? Altre cose. Sembra un po' precario. Dove? Ci ha dato altre missioni da con le cose. Chiusa dall'altra parte. Guarda là. Confringo. Usca sanasa. Defuzzo. Incendio. Vabbè, è andato. Si scende. Non c'è altra via. Dopo scendiamo, andiamo a controllare qua. Reveglio. Sapete ragazzi, magari esce qualcosa di interessante. Vedete? Esce sempre qualcosa di interessante. Indumento da duello. Peccato che a volte no, mannaggia. Poi il fatto che bisogna cambiare ogni due secondi l'incantesimo è fastidiosissimo, ve lo giuro. Veramente fastidioso. Ok. Collezione aggiornata. Che mai c'è cattato? Però l'humus mo mi serve sicuro. L'humus. Anche che non si vede niente. E quando non si vede niente, ragazzi, è molto, molto rischioso proseguire. Aiuto! Maronna mia. Ci ha mettato in dall'acqua. Ma credo che sia una cosa normale. Un po' di strada ne dobbiamo ancora fare. Un altro incantesimo. Ah, no, anche loro. Ok, ragazzi. Depuzzo. Ah, è tornato indietro l'infame del. No. Come è andato indietro? E come cacchio faccio? Sanco della zucchina, ragazzi. Guardate che mi devo mettere a fare. Allora, devo premere l'humus qui. Protego l'humus. Corri, 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 sangue spopolo, corri. Veloce. No, mannaggia. Devono essere fuggiti con lui. Ragazzi, Lodgok non ne sarà meglio che lo mostri a Lodgok. Stanno piatucoso. So che c'è un meccanismo per aprire questa porta. Che ne sai? Chi si può bella? Conosco che c'è un meccanismo per aprire questa porta. Come l'hai scoperto questo meccanismo per aprire le porte? Cioè, solo lui se li scopre questi meccanismi. Cioè, a volte mi faccio delle domande, faccio uno più uno e non so fare la risposta. Ma se fate notte addirittura. Lodgok, il sarcofago è stato depredato. Non ho trovato alcun elmo, solo un Ashwinder morto. Accidenti, sono arrivati prima di noi. Dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrok. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andarci senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Va bene. Mi dirigo là subito. Bene, sfungo sana sana. I spezzi in cuorna. Impossessati dell'elmo prima che lo faccia tipo Rookwood, spaghetto. O perderemo qualsiasi potere su Ranrok, seppur minimo. Va bene, ci penso io. Non tremo al pensiero che quei maledetti ladri. Expulso. Ragazzi, non vorrei dire. Si stanno uccidendo tra di loro. Cioè, si sono uccisi tra di loro. Ottimo. Ma mo ci lo trollo, Proteggi.
cacchiarola. Incendio. Ma da piccisana sa. Oh, sangue spore. Maronna. Confringo. Ma vedi su confringo. Oh, calmati. Allora, cosa ti posso fare? Un espelliarmo. Ma no, più di sta cosa andava, poi. Oh, maronna mi. Oh, oh, angry spo. Oh, confringo, incendio, expelliarmus. Oh, pazzito. Defulso. Incendio. Oh. Oh, impazzito, ragazzi. Ma che butta sta cosa andava? Oh, impazzito. Ma schiatta sana sana trollo. Mamma. Dormi bene, mio enorme amico. Mamma mia. Mancavano solo i troll. Rebellion. Ok, mo noi che siamo qui, cosa dovremmo fare? Scusate. Cioè, qualcosa dovremmo fare, no? Forse dobbiamo cercare qualcosa. Ci sta una cazzo di luce. Allora, vediamo un po'. Cosa mai dovremmo cercare? Non ne ho proprio idea. Qualcosa qua? Ecco fatto. Ho trovato l'elmo. Ancora l'oro. Vedi di non rendermi tutto troppo dritto. Oro, che palle. Redu. Chi t'ha mollo? Expelliarmus. È questo il meglio. Confringo. Incendio. Ma si piata fuoco sana sa. Confringo. Defuso. Incendio. Oh, la tua fine. Che hitta, la fine a me, ti spezza proprio, faccio diventare una gallina. Faccio diventare una gallina. Molto bene ragazzi, ci ha fatto fare a tutto quanto. Ci spezzate in due, caro. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Molto bene, Ranrock ne sarà di sicuro colpito. Hai visto, no? L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo è straordinario. Ma ha fatto pure i pollici. È bellissimo, Lodgok. Capisco perché ci tenevi tanto a riaverlo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Addirittura. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Ah, allora sono felice di liberarmene. Grazie. Ora otterremo la fiducia di Ranrock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. La sua ricerca? È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono felice di averti dato fiducia. Non lo so, ragazzi. Ci vedremo presto. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora. In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili. Beh, lo dici tu. Stato buono. Allora, adesso possiamo andarci a fare le missioni che dovevamo fare e che stavamo facendo, tra l'altro. Le missioni della... Dobbiamo tutti andare a fare un po' di lezioni di erbologia, ragazzi. L'erbologia è una delle materie più importanti per quanto riguarda lo studio delle piante, specialmente con una professoressa. Allora, Fanco della chita vecchio, dove mai sarà l'uscita? Torre del campanile, la sala grande? No. L'ala di astronomia? Non credo proprio. Vabbè. Ok, ragazzi, sono arrivato. Ti andrebbe di tenere fede alla tua promessa e venire con me a trovare. Ragazzi, devo andare a trovare la sorella. Sono molto. Guarda la sorella, siete bellissimi. Comunque dobbiamo andare a trovare la sorella di Sebastiano, perché sono molto curioso di scoprirla. Ah, questo è il tizio che sta portando a scopo elettrico, là. A scopo elettrico.
Ok, Poppy. Ho chiesto a te di assisterti nell'uso della stanza, così che tu possa approfondire i tuoi studi in materia. Sì, per favore, va a parlare con lui quando puoi. Sì, dopo. Ma sto capendo. Ho completato i miei incarichi, professoressa. Ne sono molto lieta. E lo sarà anche la Weasley. Mi assicurerò di farle sapere che stai migliorando molto. Ma sono grazie, professoressa. La professoressa Hecat ti ha già insegnato Levioso. Ora puoi apprendere un incantesimo di levitazione più avanzato. Wingardium Leviosa richiede un po' di concentrazione e un movimento di battuta. È importante per Wingardium Leviosa, perché secondo me ci permette di alzare quella specie di alberi lì. Ho notizie di mio zio Roland e sono preoccupatissimo. Possiamo vederci? Ti aspetto in cortile. Molto bene, questa mi aspetta in cortile. Raga, tengo tantissime missioni, credo, sono super ricercato. Professoressa, mi chiedevo, da dove viene? Quali sono le sue origini? Ah, controllavo se sono... Sei gentile a chiedermelo. Beh, oddio, vediamo, sono cresciuta a Londra, sulle rive del Tamigi. Deve essere bello vivere nel cuore pulsante di una città. Per qualcuno, forse. Io sognavo di vivere in campagna. Ma solo quando sono arrivata a Hogwarts mi sono sentita davvero a casa. Addirittura. Ci è voluto del tempo, però. E per quanto io mi auguri con tutto il cuore che ogni studente possa sentirsi a casa qui, so che purtroppo non è sempre così. Immagino sia inevitabile. Beh, siamo tutti diversi, no? Alcuni sbocciano nell'ombra, come il tranello del diavolo. Altri hanno bisogno di... Odio il tranello del diavolo, barzellante. Ti giuro. Sì, e ciascuno di noi fiorisce e prospera quando è il suo momento. Quando arrivai al castello, ero nervosissima. Vedi, da bambina non sapevo nulla di maghi o streghe. Puoi immaginare la mia sorpresa quando ho ricevuto la lettera da Hogwarts. Immagino. I primi giorni dopo il mio arrivo qui, passavo molto tempo da sola nella serra o in biblioteca. Peccato che gli altri studenti non fossero più cordiali. Esatto. No, non era affatto questo che intendevo, tutt'altro. Sono stati tutti molto gentili con me. Durante quei primi giorni, una studentessa del settimo anno mi prese sotto la sua ala. È ancora adesso una carissima. Ah, io sono del quinto. Una vera fortuna. Già, proprio così. Settimo. Confido giusto. Che scoprirai che le amicizie che stringi. Non so all'ultimo anno, quindi. Per tutta la vita. Ora tornerò al pacco della rapa magica. Il signor Teasdale mi ha promesso un bel assortimento di semi questa settimana. Oh. Lieta di vederti. È stato un piacere essere. Allora. Ci sono un po' di... Ah, posso utilizzare il Wingardium Leviosa. Allora. Leviosa. Pozione maximum, ottimo. Un'altra pozione. Poi, Marò, ragazzi, ci sono le pozioni. Che bello. Proteggo. Levio. Che esci da qua. Cavolo cinese. Ottimo. Da oggi in poi farò solo levioso. Perfetto, ragazzi. Abbiamo regolato questi oggetti che ci permettono di evitare di comprare le pozioni, onestamente. Tengo da fare così tante missioni, ragazzi, che non avete idea. Infatti è meglio che adesso mi sbrigo. Allora, sezione missioni. Allora, ho incarico la professoressa Onai pure. Lancia di busto un nemico in levitazione. Ok, questo lo dobbiamo fare più avanti. I carretti rubati. Collaudo. Un'amica in difficoltà. Una storia. Un fantasma, ma che allenamenti di incantesimo. Allora, vabbè. Incontriamoci con Sebastiano. Voglio andare a conoscere un attimo la sorella. Molto curioso. Wow, 2 chilometri alla faccia del bicarbonato di soggia. Sempre in posti vicinissimi, Dove va mai? Oh, madonna. Ma chi da vecchia? Ci vuole un oro per arrivare da Killa. Ragazzi, un'altra bella prova di Merlino. Vediamo se riusciamo a capire cosa dobbiamo fare.
Di solito riusciamo sempre a capirlo abbastanza veloce. Ok, cadono delle rocce. Ti piacerebbe? Defuso! Certo, l'incantesimo respingente. Una volta che avrai completato gli incarichi necessari, raggiungimi nella serra. Va bene. Protego! Leviosa! Incendio! Ok. Confringo! Depulso forse? Dobbiamo fare. Fare qualcosa di particolare. Leviosa! Ok. Ok, ho fatto Levioso qui, adesso. Depulso! Devo andare con Depulso? Allora ci manà. Levioso, confringo. Boh. Ragazzi, l'incantesimo che permette di sbloccare, secondo me, questo posto è il reparo. Vediamo. È così complicato. Infatti è stato reparo. Quindi l'incantesimo che ti permette di aprire l'arcata a tutti gli effetti del nostro mago Merlino è riparo, ragazzi, quindi mi raccomando, mettetevelo bene in testa. Riparo vi permetterà di effettuare una cosa davvero d'alto rischio d'impatto. Allora, nel frattempo noi ci prendiamo anche l'incantesimo e andiamo da Mister Sebastian, che ormai è qui vicino, quindi non c'è abbastanza. Ah, ok, possiamo prendere e andiamo da Sebastian. Meno male che esiste questa scopa magica, se no stavamo in guaia. Ok, io sto qui. Aspettate però. Non voglio per cattiveria, però. Ah. Chissà chi ci vive qui. Almeno la prossima volta evitiamo di farci tutta questa strada, perché con la polvere magica almeno sparagniamo un po' di percorso. Siamo al 41esimo minuto, ragazzi. Sebastian, ma ci ha fatto proprio una dormuto che avvicina a te. Parliamo con lui e vediamo un attimo. Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Nessuno si sente più al sicuro qui da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Il castello di Rookwood. Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare, perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. Addirittura. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica porta bacchetta. I goblin non possono usarle? Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Ma come lo facciamo a capire? La più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di un nuovo amico di Hogwarts possa risvegliare Len di un tempo. Forza, andiamo a casa di mio zio. Ok, ero molto curioso onestamente di fare questa missione, ragazzi. Di qua, ok, di qua e poi mi fanno andare a me davanti. Ma che cazzarola, ma... Feldcroft era molto più vivace un tempo. Ma con Ranrock e i suoi nei paraggi... Sì, cammina tu, tutti chiusi in casa. Sì, ma infatti è un posticino alquanto angusto. Eccoci, mia sorella dovrebbe essere dentro. Ok, devo entrare da solo? Non ho capito, la casa è la tua. Buonasera. Sebastian, ma da dove? Ma non dirmi che... Ne abbiamo già parlato. Ehi! Nulla può sciogliere la maledizione. Neanche questo. Prima accetti la realtà, meglio è. Ma che... Ma non abbiamo tentato tutto! Non c'è nessuna cura! Quando è che lo accetterai? Mai! Io non lo accetterò mai! Guarda cosa hai fatto. Ben, scusami. Vattene. Non è stato come me l'aspettavo, non so. Mi spiace tu abbia dovuto assistere. Vorrei stare un attimo da solo, se posso. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Immagino. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, alle volte improvvisamente. Non è colpa di nessuno. Piacere, comunque.
Devi essere lo studente del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Sì, esatto. Sì. Ho conosciuto Sebastian in un duello, a lezione di difesa contro le arti oscure. Oh, la cara professoressa Hecate, che strega potente. Sa come tenere in riga gli studenti. Perfino mio fratello e me. Hogwarts mi manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft, se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo. Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Ranrok. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato. Ehi, state calmi. Che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Sì, entrambi hanno buone intenzioni, lo so. Ma mio zio ha ragione, questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Temo che dipenda solo da Sebastian. Mi sembra molto convinto della sua idea. Posso solo sperare che comprenda al più presto la futilità della sua ricerca. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Di nulla. Bene. Mi dispiace un po', onestamente, però non posso fare niente, secondo me. Una maledizione che non abbiamo rimesso. Cioè, sono molte cose da leggere, ragazzi, ma sapete, no? Mi metto anche a leggere e finito. Quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amico di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Stavo per andare a vedere come sta Anne. È da lì che vieni. Come sta? Sta bene. Ha detto che si sarebbe riposata un po'. Non si può fare nulla per lei. Forse nessuno ha ancora scoperto la cura. Ah, parli come Sebastian. Credi di saperne di più dei guaritori del San Mungo? Sì. Forse i guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero: trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta. Anne è stata maledetta da una magia oscura. E difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. Con tutto il dovuto rispetto, la speranza può tener su di morale Anne. Esatto. Buone intenzioni, ma so cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Bene. Davvero vuoi aiutarlo? Assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Maro, che palle. Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. Stato buono. Dovrei andare a vedere come sta Sebastian. Possiamo imparare qualche nuovo incantesimo qui, vedo. Che è? Stai citando un po' la scopa elettrica, non ci capisco. Revelio. Manichini allenamento. Vedete? Teresa, spiù da bloccare. Incendio! Confringo! Ma scasso tutto cosa! Expelliarmi! Non so onestamente a che servono sti manichini, però dettagli. Andiamo a parlare con Sebastian. Non vuole ascoltarmi. È mia sorella. Sebastian, però pure tu. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare? Sì, una cosa impossibile. Ti prego di scusare mio zio. Ammetto che non mi aspettavo che si arrabbiasse tanto. Infatti. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarla. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Devo mostrarti dove è successo.
Va bene, seguiamo a lui. I seguaci di Ranrock sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Meglio non sottovalutarli. Ok, andiamo. E schiattamaga, questi quanti scimi. In corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. E quando va? Hanno scavato sempre qualcosa, natura. Prima o poi trovano qualcosa, poi dopo non hanno trovato niente. Su quell'altopiano. Ma lampo in coppa, Mario. È lì che è stata maledetta. Seguimi. E non è che veniamo maledetti anche noi. Andiamo. Vedi che ci sono dei tizi. Ora dovremmo scavare tra queste macerie. Ranrock sa cosa fare. È un onore partecipare al piano. Sì. Dalle mie parti l'unico mago buono è un mago morto. Oh, un bagno mezzo! Ti schietta, ti stronzilla sono sano! Confringo! Ok, mo mi sto arrabbiando, ragazzi, Mo mi sto arrabbiando. Ok. Confringo! Basta! Expelliarmus! Wingardium Leviosa! Ma che fate sta cosa andava poi? E pitch di Santa Sana! Confringo! Expelliarmus, protego! Oh. Ma chiappa sta cosa ancora! Ma chiappa sta cosa ancora! Ma chiappa sta cosa ancora! Definite gli uomini! Ma non famo così, vedi sta cosa! Ti sfonga, sana sana! Sti esseri quanti sordi, no? Hai commesso il tuo ultimo errore! Il mio ultimo errore? Che ti ciro, bratti? Umano in meno di cui preoccuparsi. Oh! Ha chiappato sta cosa ancora. È pure che è stata qua. Confringo! Incendio! Protego! Expelliarmus! Wingardium Leviosa! Ma vedi sta stancetta ancora, poi? Ok, c'è troppa gente. Ok. Mamma mia. Ho cercato di avvertirti. Stavo per schiattare, onestamente. Per poco. Faticato. Che si fa? Quei seguaci si meritavano una lezione. Sono d'accordo. Ma erano troppi, onestamente. Qui che è successo? Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Ha fatto uomo. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. Ah. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Bene. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione. Probabile. Potrebbe essere l'unico modo per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrock sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E nel castello di Rookwood? Diamo un'occhiata in giro? Certo, perché no? Si saranno accampati qui per un motivo Revelio. Specifico. Hanno postazioni per tutto. Qua ho trovato qualcosa. Pare che ovunque stiano spuntando siti di scapogoblin come questi. I seguaci di Ranrock sono sempre armati e pronti a combattere. Adesso troviamo qualcos'altro. Oh, qua c'è qualcosa. A chi apparteneva questa casa? Da che ho memoria è sempre stata disabitata. Sembra che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts. Oh, tengo tutti i scomparti pieni, incredibile. Tanto che ho fatto, mi sono riempito sano sano. Revelio. Secondo me qualcosa qua sta. Sebastian, da questa parte. C'è un quadro. Pensi che sia rimasto danneggiato dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta? Defulso. Anche se a me sembra. Confringo. Niente, non funziona un cazzo. Revelio. Amore, che ci sta. Questo pozzo ha un'aria familiare. Sebastian, questa casa.
il pozzo, il paesaggio. Io li ho già visti. Cosa intendi? Cioè? Dammi un attimo e ti spiego tutto. Cioè? Che cosa mi sono perso in questi ultimi anni? Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts centinaia di anni fa. Come hai... Quel giorno, nel reparto proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. Ah, è vero. Ha mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganac. Era una dei custodi. I custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca? Sì. Non ti seguo. Immaginavo. Capisco sia molto da digerire tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto io. Bene. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrock e Rookwood alla calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Esattamente. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrock stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Sì. E questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che, qualche centinaio di anni fa, fu uno dei cosiddetti custodi. Esatto. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Ecco, dai. Tu per cercare le risposte su quel che è successo ad Anne, ed io per le risposte sui custodi. Ottimo. Guarda qua. Defuncio. Scassetto coso. Comunque ragazzi, il video è venuto bello lungo, quindi vi do appuntamento al prossimo episodio di Hogwarts Legacy.